Benvenuti alle news di Focus Territorio e Sviluppo. Trentino Design 3.0 passa la palla alle aziende. Forte di oltre 220 idee proposte da designer provenienti da 23 paesi di tutto il mondo e dopo che la giuria presieduta da Francesco Trabucco, tra i più noti designer italiani, ha individuato prima di Natale i vincitori, un bando ora mette quei progetti a disposizione delle aziende trentine interessate a trasformarli in veri e propri oggetti di arredo. Un lavoro stimolante e creativo, dato che c'è già l'accordo con due catene distributive per mettere in vendita i nuovi prodotti non appena realizzati. 3. I temi progettuali in gara, un sistema per la gestione degli indumenti in casa del tipo stendistira, un mini desk mobile da utilizzare come supporto per laptop, palmari, ma anche per consumare cibo a letto sul divano. Infine, un sistema di arredi componibili open kit che possano assolvere a varie funzioni, dal comodino alla mensola al mobiletto alla credenza. Per candidarsi alla realizzazione di questi prodotti è sufficiente inviare la propria manifestazione di interesse a Trentino Sviluppo entro il prossimo 22 gennaio, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione bandi e appalti del sito trentinosviluppo.it. Collaborazioni tra aziende dentro specifiche iniziative di filiera. Trentino Sviluppo ha monitorato i risultati del progetto integrato di filiera in sigla PIF, pensato in particolare per le aziende meccaniche e meccatroniche. In poco più di un anno le 15 piccole e medie imprese trentine che vi hanno aderito hanno partecipato a 40 ore di formazione, 39 incontri conoscitivi organizzati coinvolgendo una coppia di aziende per volta e grazie ai quali si sono conclusi diversi accordi commerciali e partnership tecnologiche. Per 9 aziende Trentino Sviluppo ha predisposto specifiche analisi paese che riguardano mercati di prossimità come quello italiano, austriaco e tedesco, ma anche destinazioni commerciali più impegnative quali Cina, Messico e Cile. È solo l'inizio di un percorso che ha l'obiettivo di creare reti e collaborazioni per accrescere la propria competitività sui mercati esteri, ha sottolineato Monica Carotta, direttrice dell'area sviluppo imprese di Trentino Sviluppo. Ed ecco il nostro calendario, martedì 19 gennaio a partire dalle 15.15 presso Progetto Manifattura Rovereto, workshop dal titolo Crowdfunding per le imprese, promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento. Un'occasione per quanti sono interessati a capire meglio come funziona questa nuova opportunità di finanziamento a disposizione delle attività imprenditoriali e in particolare delle start-up innovative. L'appuntamento è aperto a tutti, è gratuito, ma fino a un massimo di 80 partecipanti. Iscrizioni entro la mattinata di lunedì 18 gennaio sul sito trentinosviluppo.it. Mercoledì 27 gennaio dalle 9.30 alle 14 al Polo Tecnologico di Rovereto è previsto l'incontro Il Regno Unito si presenta alla Trentino. Quarto mercato di destinazione per l'export italiano, la Gran Bretagna gode di un regime fiscale leggero e indipendente dalle politiche economiche dell'Eurozona. Un'opportunità interessante, quindi, anche per le aziende trentine. Durante i lavori verranno presentati i settori e i prodotti più richiesti, come anche i segreti, le opportunità e le criticità che le aziende che intendono esportare nel Regno Unito possono incontrare. Le aziende possono inviare la propria adesione entro il 21 gennaio 2016 compilando il modulo direttamente online dal sito di Trentino Sviluppo. Giovedì 28 gennaio torna poi presso Progetto Manifattura lo sportello Green Jobs, servizio informativo di orientamento per il lavoro nella Green Economy, attivo a Milano, Ivrea e appunto Rovereto. Lo sportello, gestito da Matteo Plevano, psicologo del lavoro, offre una consulenza di carriera individuale sia in ambito di lavoro dipendente sia per chi è interessato a investire su un'attività autonoma. Gli appuntamenti sono personali e gratuiti. È sufficiente prenotarsi entro le 12 del 26 gennaio. Informazioni su progettomanifattura.it.